Questa sera trascorreremo assieme un po' di tempo per festeggiare il Natale e in particolare per ricordare un importante tema, il lavoro dell'AISLA, la lotta alla SLA. La mia compagna di presentazione questa sera è Noël. Mi fa piacere di vederti su questo palco dopo un anno. Un po' di gincana perché abbiamo tanti ospiti, tante attrezzature, tante cose, ma siamo qui per divertirci, speriamo di divertire anche il nostro pubblico. Fiumicello, è stato un anno veramente difficile questo, sostanzialmente. Un anno che è iniziato nei peggiori dei modi, con la tragedia di Giulio. È un anno in cui Fiumicello è stato catapultato al centro del mondo, una piccola comunità che si è vista travolta da un evento indescrivibile, imparagonabile, però che ha visto un momento eccezionale, secondo me. Ha visto una comunità stringersi, ha visto una comunità soffrire in silenzio e dare dimostrazione di grande dignità. Assessore, la SLA è una malattia che purtroppo richiede un'assistenza spesso molto impegnativa alla famiglia. Può darci gentilmente qualche indicazione su come l'ente regionale cerca di andare incontro alle necessità dei parenti e dei familiari? Certamente, intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito per una serata importante, perché si parla di un tema importante che ci ha visti impegnati come regione insieme ad AISLA e ad altre associazioni che ci hanno aiutato a fare un lavoro che adesso si sta concludendo e che nel 2017 vedrà finalmente un'organizzazione che tiene conto dei malati, delle loro famiglie, di questa particolare patologia insieme ad altre patologie di questo tipo, che sono altre malattie neuromuscolari, perché queste sono patologie che, diciamo, da SLA nella nostra regione abbiamo 264 diagnosi al momento. Non sono tanti, ma sono molto problematiche. Questi malati al 90% hanno avuto almeno un ricovero ospedaliero. Mi aspetto mille scuse, come sempre da te, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po', la mia testa chiude l'audio, la storia la so, sei fatto così. Parliamo di varietà televisive. Ero piccolino anch'io, ero piccolino anch'io. Pure io ero piccolino. Si può parlare di cultura spettacolo? Sì, secondo me potrebbe essere una formula anche del futuro, no? Perché io credo che le conferenze, i comizi, anche i critici stufano, no? Quando si mettono un pochino a pontificare. Io credo molto nella cultura spettacolo, nel senso che si possa in qualche modo legare il messaggio divulgativo con l'intrattenimento, con le varietà, anche se vogliamo. Certo, ma vorrei farti una domanda. Senti, visto che siamo stati dei ragazzini, giochiamo. Sì. Chi ha condotto Canzonissima 74, ti ricordi? Sì, ti do un indizio. Caschetto biondo e formaggio. Chi c'era? Caschetto biondo e formaggio. Chi è che ama il formaggio? Chi è che ama il formaggio? Chissà. Topo Giso. Ma dai, è vero. Ma me ne ricordo che Topo vero, Giso, vero. Sai. Sì. Ma pensa che ha girato il mondo Topo Giso. Lo conoscono fino in Giappone, in Canada, negli Stati Uniti. È vero che tu hai un pupazzo originale proprio di... Io ho un pupazzo originale, numerato, autorizzato da Maria Perego, che è quella che ha inventato questo personaggio ispirandosi al teatro di figura. Quindi nato nel 59 e io ho una copia di questo pupazzo. E siccome però nessuno questa sera poteva fare la voce di Topo Gigio, purtroppo non accidenti.
Che cosa ci dici? Che cosa ci Ma io ti ho portato qualche immagine. Sentiamo. La prima, visto che tu hai citato Dario Fo, ecco, se possiamo un po' abbassare le luci così le possiamo vedere. Ecco, nel 62 fecero 7 puntate e poi vennero allontanati perché furono censurati alcuni loro testi. Si interessarono di questioni che non era il caso all'epoca di toccare. Poi l'immagine successiva, che è stata qui citata, ecco la mitica canzonissima del 68. E qui è interessante l'aspetto iconografico, proprio queste scenografie minimali, l'orchestra alle spalle, il maestro Bruno Canfora, te lo ricordi? Con questi personaggi bastava questo. Bastava questo. Senza parolacce, ha detto benissimo l'Alessandro, io sono d'accordo, perché uno deve poi dire la parolaccia per far ridere, si può anche. E quell'edizione lì vinse Morandi. L'immagine successiva, se la possiamo mandare, con c'è Morandi, è andato eccolo, con Scende la pioggia, che è una versione... Non anticipiamo qualcosa della serata. Morandi rientrerà più avanti. Città del sole dei fiori, il mio canto è l'ultimo addio d'un magnifico canterò la mia canzon gitana. Canterò e con le lacrime la terra ancor bacerò. Ma